viale sterrato fiancheggiato da due file di cipressi, la strada finisce davanti a una dimora storica del Cinquecento. È Villa Torrigiani, a Capannori, ai piedi delle colline lucchesi. La bellezza e la vastità del giardino, qui tutto è barocco. È un teatro barocco, dove tutto parla per essere scena, dai personaggi agli elementi. Gli elementi che sono fatti di fiori, di grotte, di grandi vasche, che addirittura rispecchiano proprio la dimora. Il protagonista è il giardino, nella grande evoluzione scenografica e teatrale che invade il palazzo. Il giardino è impreziosito da alberi di ogni specie, alcuni monumentali. Questo è un giardino antico e quindi ci sono alberi che hanno intorno ai 200 anni. Questo lo rende un giardino spettacolare. Spesso si parla di giardini storici e si fa vedere solo la costruzione, la villa, no? Si fanno vedere i viali, si fanno vedere i ninfei, ma il giardino è fatto di piante verdi, sennò che giardino è? Ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica. Un invito a riscoprire e ad amare anche i giardini italiani, un patrimonio straordinario di arte e natura che merita anche per la sua bellezza, che è una bellezza fragile, azioni specifiche di cura e di manutenzione. Non